Parliamo dello stato dell'informazione in Italia con l'inventore di uno dei massimi successi editoriali degli ultimi tempi, dirige Il Fatto Quotidiano, è qui con noi il direttore Antonio Padellaro. Grazie. Direttore, benvenuto. Grazie. Bentornato, anzi, perché prima della partenza. Abbiamo portato bene al giornale? Molto bene. E ce ne pentiremo. Allora, direttore, il dibattito sulla libertà di informazione in Italia è secondo solo a quello sulle liti tra Corona e Belen Rodriguez. Cioè, se ne parla moltissimo. Non è questo già un indice del fatto che tutto sommato in Italia c'è una buona libertà di stampa battuta bipartisan? Non lo so. Io penso che la libertà di stampa si misura sulla schiena. C'è chi ha la schiena dritta, c'è chi ha la schiena un pochino più curva e c'è addirittura chi fa informazione in ginocchio. E non mi riferisco a Emilio Fede, perché l'abbiamo visto prima. Emilio Fede è comicità allo stato puro. Puro? Sì, assolutamente. E guai a chi lo tocca. Il problema è che le condizioni per fare libera informazione ci sono tutte. C'è una Costituzione. Che garantisce assolutamente. C'è pluralismo, ogni mattina in edicola, sull'edicola ci sono 40-50 giornali. Il problema è di come si fa informazione e se quando si tratta di scrivere un articolo uno dice oggi cerco di raccontare quello che ho visto, oppure se mentre sta per scrivere quello che ha visto arriva la telefonata e dice forse quella cosa là lasciamola stare. Nei giornali avviene così. Cioè, ci si pensa a tante cose, si pensa al proprio futuro, si pensa alle proprie carriere. L'unica cosa giusta è quella di pensare al lettore, perché ci sono due modi per fare i giornalisti. Sì, per vendere più la copia piuttosto che pensare al potere, all'editore, al proprietario, all'editore, o pensare al lettore. Io penso che pensare al lettore sia la cosa migliore per un buon giornalista. Ha pagato questa tecnica nel vostro quotidiano? Sta pagando molto, perché il nostro è un giornale che non ha praticamente padroni, ha dei proprietari, i quali hanno dovuto, per forza di cose, perché questo è stato il loro impegno iniziale, lasciare ampia libertà ai giornalisti, quindi la mattina quando ci mettiamo a lavorare ci diciamo cosa c'è di bello oggi o di brutto da raccontare. Questo credo che di brutto tanto, sì, di bello poco, però ecco, i lettori credo che abbiano capito che non c'è nessuno che ci dice quello che dobbiamo scrivere e quello che non dobbiamo scrivere, e questo è un grande vantaggio. Siete un giornale romanista? Molto romanista, perché io sono... Grazie. Grazie. Invece abbiamo suggellato un patto di non aggressione. Allora, ci rivedremo con la Supercoppa poi dove giocheremo. Allora, è appena uscito il nuovo rapporto di Freedom House, che è appunto sulla stampa italiana, sulla stampa mondiale, però noi siamo risultati ancora parzialmente liberi, secondo me. Ma quali sono i criteri oggettivi con cui si può realmente misurare la libertà di stampa? C'è un'unità di misura? Ma io non credo molto a questi rapporti, anche perché non so su quali criteri sono fatti. Freedom House tradotto vuol dire casa delle libertà. Sì, appunto. Io credo che forse questi di Freedom House guardino il TG1. Ecco, se guardano il TG1 forse qualche perplessità può venirgli. Ecco, per esempio il TG1, abbiamo visto prima la sostituta della Bussi. Avete visto? Una cosa inquietante. Inquietante, sì. Ci sono dei servizi, per esempio, dedicati a come si diventa maggiordomi. Non so se è un fatto. Possono sempre servire oggi nella vita. Oppure se esiste il pesto che non fa alzare il colesterolo. Oppure la toilette dei cani. Ecco, sulla toilette dei cani il TG1 è fortissimo. Allora io, a parte gli scherzi, assolutamente, poi noi siamo amici degli animali. Certo. Credo che un telegiornale o dei telegiornali che si occupano di queste cose, molto interessanti ma un pochino diverse, un pochino delle informazioni che riguardano per esempio un ministro di cui non ricordo il nome che non sa chi gli ha pagato la casa. Ce lo siamo dimenticati. A sua insaputa, qualcuno gli ha pagato la casa. Questo era un servizio che forse avrebbe dovuto... da avere più spazio dalla toilette dei cani. Ecco, io credo che forse se loro guardano alcuni nostri telegiornali si sono fatti un'idea un po' deviata della nostra informazione. Detto che siamo indietro comunque in queste statistiche, che però vengono pubblicate, cioè nelle classifiche noi siamo indietro, come si fa a risalire sta benedetta classifica? Chi bisogna pagare? Cioè bisogna mandare un vaglia a qualcuno? No, dobbiamo, sì, è facile dirlo, migliorare la qualità dei nostri giornali. Cioè, anche della carta stampata? Sì, della carta stampata, perché la carta stampata si vende di meno. Ogni anno vendite calano, speriamo che non si arrivi al... Nessuno in controtendenza? Ci sono delle novità, testate. Non voglio parlare del giornale che io dirigo, però...
Qual è il problema? Che o i giornali annoiano o i giornali non vengono ritenuti credibili. Ecco, io ho l'impressione che sia peggio annoiare. Io trovo che la nostra informazione scritta, la carta stampata, sia un po' noiosa, sia un po' ripetitiva, sia un po' scontata. Se ci fosse un pochino più di fantasia, nel senso di creare un prodotto più divertente, ma anche più veritiero, che raccontasse le cose che avvengono, forse può essere l'ingrediente per inserire la chiave. I giornali devono inserire un po' di cose come quelli di cronaca locale. I necrologi li avete sul vostro giornale? No, non abbiamo necrologi. Ci sono gli articoli sul PD, ci sono. Sì. Allora c'è il necrologio. Non è... mancherebbe altro. Ci sono. Nella scheda, torniamo seri per un attimo, perché il tema della scheda era molto serio, ma importante anche per informazione. Nella scheda abbiamo parlato di come è stato raccontato l'arresto di 3 operatori di Emergency, che tutti conosceranno, non spiego neanche io, in Afghanistan. È una storia illuminante, da operatori della solidarietà sono passati immediatamente a terroristi appena a un livello sotto di Bin Laden, poi a fuoriusciti di guerra, di cui non si parlava più, sembravano spariti, sembrava la trama di Ken Follett, poi rimessa insieme da Pirandello. Ma cos'è successo nelle redazioni italiane in quei giorni? Le notizie si rincorrevano, cos'è successo da voi per esempio? Ma è vergognoso quello che è avvenuto su Emergency, è vergognoso, ci sono operatori di pace. Umanitari. Umanitari, gente che ha sacrificato la propria vita per andare in zone ad alto rischio, per curare molto spesso i bambini che hanno, le prime vittime civili, che hanno subito ferite gravissime, e invece di premiarli, esaltarli, prenderli ad esempio, viene messo in sospetto. Vengono messi in galera, non solo, ma in Italia succede una cosa peggiore. Le prime dichiarazioni del ministro Frattini sono dichiarazioni di sospetto, cioè non è che lui dice prendere distanza, assolutamente non può essere accaduto niente, perché sono delle persone per bene. Non arrivavano informazioni, oppure che, è proprio stata no, una reazione? No, non è che non arrivano, è che c'è una prevenzione, c'è un pregiudizio. Allora, siccome molti di quelli che criticano, hanno criticato Emergency, sono dei grandi sostenitori della guerra, io farei una proposta: ma perché non si arruolano e vanno a combattere loro in prima linea invece di rompere le scatole a chi fa del bene agli altri? Sotto questo profilo non possiamo che non essere d'accordo. Beh, io conosco abbastanza bene Emergency, anche attraverso Gino, ma soprattutto Teresa Strada, che non c'è più e che è una persona che ho conosciuto, illuminante. Ecco. Ma noi parliamo anche di quello che è una conseguenza di questo gioco di notizie. La legge Bavaglio, se ne può parlare, vero? No? Ah, no, si chiama Bavaglio, vabbè, ne parliamo, accenniamo, ecco, non è che intorno che alla sua approvazione c'è un tira e molla, più molla che tira in questo senso, tra la maggioranza e opposizione, che propone delle norme restrittive all'inizio per poi ritirarle e dimostrarsi più disponibile, che sia una tecnica, cioè alla fine si vara una legge severa senza fare poi la figura dei censori, può essere? Questa è una legge che non andava presentata. Quindi è una legge che non può essere migliorata in nessun modo, è una legge che toglie ai magistrati uno strumento fondamentale di indagine, cioè le limita, 75 giorni di massimo come possibilità di intercettare non sono nulla per indagini soprattutto complesse, come quelle che riguardano la mafia, il crimine organizzato o la corruzione. Secondo, toglie ai giornalisti la possibilità di raccontare quello che succede. La verità? Beh, dare elementi di fatto, per esempio, prima si parlava della casa di un ministro di cui non ricordo il nome, se con questa legge non si sarebbe saputo nulla. Operante, non si sarebbe saputo nulla. Non si sarebbe accaduto a nostra insaputa. Assolutamente, oltre che a sua insaputa. Non l'avrebbe saputo neanche lui, questo è il dramma. Infatti una legge del genere toglierebbe, adesso a parte le battute, toglierebbe al cittadino di una democrazia come l'Italia la possibilità di sapere alcunché su come si comportano, per esempio, i propri governanti. Certo. Ma c'è il caso, per esempio, di quella clinica dove avvenivano operazioni per aumentare il fatturato, non per guarire i pazienti, quindi si tagliavano gambe, si toglievano milze, stomaci, per fare in modo che il fatturato aumentasse. Grazie alle intercettazioni si è saputo quello che accadeva. Però, diciamolo, questa legge non è che va modificata. Assolutamente, andrebbe tolta. È una legge che non andava presentata. Ringraziamo per questa iniezione di ottimismo sulle gambe, le fatturazioni di Antonio Padellaro che ci ha dato, e grazie per essere stato con noi.